schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare in due, che qualcuno dice che è facciato ma non è assolutamente così, perché io l'ho fatto e il glitch funziona benissimo. Allora, il vostro amico che cosa deve fare? Deve andare in una missione creata da Rockstar, ok? Dovete essere innanzitutto in una sessione solo a inviti, come sono io. E il vostro amico deve andare in una missione creata da Rockstar, che è un lavoro da titano, e lo deve fare prima di entrare in base operativa, ragazzi, perché altrimenti alcune volte vi dà un errore e vi sbatte nella storia oppure vi sbatte in un'altra sessione. Quindi questo passaggio di avviare la missione all'amico glielo dovete far fare prima di entrare in base operativa, dopodiché uscirà dalla missione, lo inviterete nella base operativa come avete appena visto e rifarà la stessa cosa, avvierà la missione. A questo punto gli lascerà avviare la missione, ragazzi. Quindi noi nella base operativa che cosa dobbiamo avere? Un'auto con targa personalizzata. Io qui, ragazzi, ce l'ho fuori l'auto, infatti devo salire su una cazzo di moto per poter far spawnare l'auto. Non ho voluto tagliare il video, l'ho voluto lasciare tutto integrale, ragazzi, anche questo pezzo che non c'entra un cazzo col glitch, però io sto entrando nella Vanguard per far spawnare l'auto dentro la base operativa senza uscire fuori, quindi questo passaggio non lo contate, mi serviva solamente per far spawnare l'auto che l'avevo fuori dalla base operativa. Comunque, come ho detto, ho lasciato il video integrale in maniera tale che vi rendiate conto che il glitch funziona, ragazzi, e che la gente dice un botto di cazzate. Allora, a questo punto che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo andare nel party e dobbiamo unirci all'amico che sta con noi. Io in questo caso stavo con Dark Glitch, ciao Dark Glitch, grazie del supporto, e ci uniamo la prima volta e cancelliamo il messaggio, ci uniamo la seconda volta e qui dovremo subito accelerare. Allora ragazzi, se vi vedete fuori come mi sono visto io, è inutile che aspettate 60 secondi, ma andate subito a ripetere il glitch, quindi rientrate nella vostra base operativa. Il vostro amico non deve uscire assolutamente dalla missione, rimane nella missione, non serve che esce dalla missione. Ho sentito tante cazzate, che cose allucinanti, ragazzi. Comunque io rientro nella base operativa e continuo a fare il glitch. Allora ragazzi, al secondo tentativo io ci sono riuscito, il video come vi ho già detto è integrale, non ho tagliato neanche una minima parte del video, quindi vi rendete conto da soli. Quindi risalgo in auto, doppio tasto PS, parti, partecipa a sessione. Questo primo messaggio lo cancello, ragazzi, perché è un po' più lento degli altri, quindi rifaccio, partecipa a sessione, subito spammo R2 velocemente e accetto il primo messaggio. Rimango per 60 secondi in questa schermata, dovete rimanere per 60 secondi in questa schermata. Se rimanete meno tempo non vi buggerà, non vi butterà sotto mappa, ragazzi, ricordatevelo questo. Inutile che poi dite no, il glitch non funziona. Addirittura ho visto uno che ha portato esclusivo in 3 sto glitch. Questo glitch non è esclusivo, questo glitch non si fa in 3, quindi evitate di sparaccazzate, soprattutto evitate di sparaccazzate, perché proprio non ci avete senso. E il glitch è ancora funzionante, ragazzi. Adesso vi faccio vedere la data e l'ora. Vedete? Non ve la zoom perché sennò magari pensate che ho tagliato il video, taglio il video o altre cazzate. No, non vi zoom niente, tanto la vedete la data. Quindi a questo punto accettiamo l'altro messaggio, ci darà il messaggio di errore, ci spawnerà sotto mappa, ragazzi. Come vedete io sono sotto mappa, l'unica cosa che dovete fare è accelerare.
in maniera tale che l'auto cada su strada. A questo punto vi faccio vedere che l'auto è invisibile in mappa e che il glitch sta funzionando. Ricordatevi ragazzi, quando fate questo glitch dovete avere la targa personalizzata o comunque una targa invisibile, perché con questo glitch si andranno a clonare le targhe e tutte le targhe saranno uguali, e dopo la prima, la seconda vendita massimo prenderete subito il blocco giornaliero, anche se non l'avete mai preso o se non avete mai venduto una singola auto. Questo ve lo spiego in maniera tale che lo capiate. A questo punto prendete l'auto e l'andate a mettere nel garage, ma non direttamente nel garage. Andremo vicino al nostro garage, lasceremo l'auto fuori, entrate nel garage. Il garage deve essere provvisto di LGRH8. Io qui andrò a sacrificare quello che ho, in questo caso vado a sacrificare questa Sultan RS e la butto fuori ragazzi, anche se c'aveva la targa personalizzata, ma è solo per farvi vedere. Quindi butto fuori questa Sultan e metto dentro la LG Retro Custom. Ma vedete, ho due auto in mappa, cioè due auto mie in pratica. Vado a mettere l'auto dentro e il glitch è fatto ragazzi. È veramente semplicissimo, questo è veramente semplice. Per chi non ha BMX, per chi non riesce a mettere la BMX nella base operativa, faccia questo ragazzi, non date retta a cazzate, non date retta a cazzate, perché ci stanno tanti che pur de fana visual o de fana altro video in più fanno e stupidate fanno. Io non lo so ragazzi, perché dite che è facciato questo glitch? Perché avete scritto pacciato? Perché continuate a dire cazzate? Comunque sia, vabbè, non me voglio manco tanto incazzare, perché tanto non serve, le capre rimangono capre, è meglio che vanno a brucare mezzi di prati, solo quello devono fare. Quindi a questo punto ritorno nella mia base operativa dove ho l'originale di questo veicolo ragazzi. Lo so, il video è lungo, però se volete delle prove certe che io ve provo le cose come stanno, ve dovete tenere pure in video lungo ragazzi. Vi faccio vedere nuovamente la data e l'ora. Questa è la data e l'ora, quindi rientreremo nella base. Vedete, io non sto facendo un cazzo, il video è paro paro com'è, eh? Rientriamo nella base e adesso vado a mettere, rientriamo perché io rientro nella base e vi voglio far vedere che nella base c'è anche l'altro veicolo che ho usato inizialmente per duplicare, ve lo ricordate? Stava qui vicino al carro ragazzi, eh? Quindi ho messo quella al posto dell'oppressor. Andiamo sul punto azzurro e facciamo lo spostamento delle auto e vedrete che l'altra auto spawna. Come vedete già c'è la LG Retro Custom, però non si vede, basterà fare un cambio e l'auto spawnerà. Quindi ripeto, il glitch funziona, fatelo, approfittatene. Detto questo, non ho nient'altro da aggiungere proprio perché non c'ho più parole. Un saluto a tutti, al prossimo video.